E qualcuno mi dice, ma non è normale fare pettegolezzi? Sì, è normale. Per questo che noi vogliamo essere anormali. Perché se noi prendiamo la normalità su tante cose, non è che sia così positiva. Perciò il fatto è riconoscere quali sono quelle attitudini che fanno del male e prendere un impegno. Alcune volte riusciremo, altre volte non riusciremo, poi riusciremo ancora, poi magari non riusciremo, poi non riusciremo ancora, poi riusciremo, poi riusciremo. Piano piano si riesce a sostenerli meglio. L'etica è la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Secondo te stesso. Per questo che ci sono tante etiche, c'è l'etica buddista, c'è l'etica cristiana, c'è l'etica di qua, c'è l'etica di là, sono mille tipi di etiche diverse. Quindi c'è l'etica di Daphne, dove si dice questo si può fare, quello non si può fare, questo è positivo, quello è negativo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questa sarà la tua etica. La moralità è la tua capacità e l'impegno che tu prendi in coltivare ciò che è positivo e abbandonare ciò che è negativo. Sono collegati. Sono collegati però distinti. Io posso avere un'etica perfetta e una moralità che fa schifo. Perché non lo metto in pratica. Quella sì, è la differenza. Questa è la differenza. Io posso avere un'etica in cui io sto a descrivere tutti i voti monastici, conosco l'etica alla perfezione, e c'è un'etica bellissima, eccetera, eccetera, però poi dopo non riesco a seguirla. La moralità è l'impegno che io prendo in abbandonare ciò che io ritengo che sia negativo e coltivare ciò che io intendo che sia positivo. Quindi quell'impegno di mettere in pratica è la moralità. Ma anche riuscire, se non riesci, hai moralità o no? La moralità è l'impegno che io prendo. Poi ogni tanto riuscirò, ogni tanto non riuscirò. Piano piano vado a perfezionare la moralità. Più riesco a mantenere, più bella, più sana la mia moralità. No? Perciò è un percorso di perfezione. Non è non riesco, quindi niente, lascia stare, tanto sono così. No, mi prendo l'impegno e piano piano riesco a perfezionare quella mia moralità. Ok? Perciò è importante prendere degli impegni che siano coerenti con la misura delle nostre gambe, che siano coerenti con la nostra capacità, con le condizioni in cui viviamo, il contesto in cui viviamo. È importante prendere degli impegni anche piccoli e rispettarli. Quando riusciamo a rispettare i piccoli impegni, riusciamo anche a rispettare quelli più difficili, quelli più grandi. Perciò questo è un punto che io mi ricordo una volta, adesso senza entrare in tutti i dettagli perché sennò diventa troppo lunga la storia, ma certe volte immaginate una grande pietra, no? Cosa succede se io vado su questa pietra in un punto e metto un chiodino? Poco a poco lo faccio entrare, poco a poco, poi il giorno dopo lo faccio entrare poco a poco di più, poi il giorno dopo lo faccio entrare poco a poco di più. Può arrivare un punto che spacca la pietra. Certe volte ci sono delle attitudini che noi abbiamo, che sono piccole cose, facciamo finta che non so niente. Però poco a poco, quelli portano a delle attitudini molto più grosse. Mi ricordo una volta che la Magancia mi sgridò per una cosa che sembrava banale. Ed era in se stessa. Era una cosa piccola, stupida. Però io sono molto grato perché vide in quel momento che in realtà non era per quella cosa specifica, ma era per quello che quello poi dopo poteva portare. Qualcosa che se lui venisse e diceva guarda che miracolo, stai attento a non fare quella cosa lì, non rompere quell'impegno, ma figuriamoci che io rompo quell'impegno. Però quella piccola attitudine che stavo avendo era qualcosa che poteva arrivare a rompere quell'impegno. Quindi anche stare attenti alle piccole cose, e qua richiede la sincerità con noi stessi, il modo in cui quello che facciamo, quello che diciamo, il modo in cui ci comportiamo. Lo ripeto, prendiamo degli impegni non troppo grossi, non troppo impossibili,
Quando prendiamo degli impegni troppo grossi, difficili da mantenere, è già la scusa per non mantenere. Invece prendere dei piccoli impegni, che sappiamo che possiamo mantenerli, è più semplice. Poi si può aggiungere un altro. E prendiamo degli impegni a tempo determinato. 3 mesi massimo. 1 mese anche va bene. Poi fine mese, o metà mese, scegliete quando volete. Luna piena, che ne so io. Luna nuova. I monaci rivedono i propri impegni ogni luna piena, ogni luna nuova, più o meno. Quindi possiamo fare ogni 15 giorni, guardami come sta andando. Va bene, non va bene. Devo rinnovare. Però il punto principale che voglio portare oggi è che la moralità non sono i voti tecnici che devono essere tenuti, ma un'attitudine interiore che ognuno di noi deve prendere e che è molto importante. Perciò io potrei stare qui a parlare, descrivere i voti monastici, descrivere i voti dei bodhisattva, i voti tantrici, che è una cosa bellissima. Però prima di tutto ciò dobbiamo innanzitutto capire l'importanza della moralità nella nostra propria vita e anche cominciando con la nostra propria moralità, basata sulla nostra esperienza. Perché non c'è nulla che qualcuno mi ha detto che devo fare questo piuttosto che devo abbandonare quell'altro. Sono cose che io ho visto, pensato con la mia testa, sperimentato sulla mia pelle, seguendo i consigli che ho ricevuto da Buddha, dai miei maestri e così via, quindi dico questa cosa no, questa cosa sì. Però ogni tanto viene male, invece no. Questo è l'impegno, anche con cose piccole, non stiamo parlando di grandi cose, okay? Perché è il piccolo che fa il grande. Okay? Quando abbiamo riusciamo a mantenere bene la moralità, questo ci dà una grande forza, è una grande libertà. In realtà esiste molta più libertà all'interno della moralità che nello sbando totale. Molta più libertà. Perché io ho la libertà di scegliere di seguire questo e di abbandonare quell'altro. E non vivo semplicemente come risultato di ciò che accade intorno a me. Questo è un principio importante per noi da mettere in pratica in questo senso. Poi possiamo sviluppare la concentrazione, la saggezza, che sono tutti aspetti molto importanti, e sono tutti collegati anche. Però per oggi quello che volevo principalmente condividere era questo aspetto della moralità in quanto protezione della nostra propria mente. Perciò abbandonare le azioni non virtuose, coltivare le azioni virtuose e beneficiare gli altri. Questi sono i 3 tipi di voti che possiamo prendere. E che dobbiamo prendere, che ci fanno bene. Perché poi c'è una cosa, più abbiamo serietà nel nostro sentiero, più abbiamo serietà con i nostri impegni. Quando non abbiamo serietà con qualcosa, anche l'impegno tanto vuol dire che non do importanza a quello che sto facendo. Ok? Quindi e un'altra cosa anche che si dice è se c'è un impegno che noi sappiamo già di partenza di non riuscire a tenerlo al 100%. Comunque lo prendiamo. Perché il fatto di prendere quell'impegno comincia a proteggermi piano piano per riuscire a tenerlo, per arrivare a mantenerlo al 100%. Però riprendo quell'impegno ogni volta per riuscire a mantenerlo. Questo, facciamo l'esempio di prima, prendo l'impegno di non fare pettegolezze. Ma riuscirò veramente mai più a fare? Mi sa di no, perciò non prendo il voto, non faccio l'impegno. A quel punto porta libera completamente. Invece no, prendo l'impegno. Una volta viene voglia di dirlo, non lo dico. Ok, cambio stanza. Vado, ma scusa, devo andare in bagno. Mi è arrivata una telefonata. Sai, sono quegli applicativi che fanno l'autotelefonata. Quindi quando uno vede che si trova in una stazione di questo, si fa l'autotelefonata per cambiare di argomento. Che ne so io? Trovi qualcosa da fare. Per esempio, si dice che quando uno prende l'impegno di non mentire, e si fa l'esempio, sei in mezzo al bosco, questo è un esempio nei testi antichi, dice, sei in mezzo al bosco, vedi passare un coniglio, o una lepre, quel che sia. Per esempio, prendendo il coniglio, vedi passare un coniglio,
Subito dopo dietro viene vedi il cacciatore che arriva e ti chiede, hai visto il coniglio? Se tu dici di sì, puoi anche dire, ho visto il coniglio, non te lo dico perché sono contro la caccia. Può essere un po' pericoloso, dipende dal contesto. Posso dire, ah sì, l'ho visto, è andato da quella parte, perché invece è andato da quella. Sto mentendo, però sta salvando la vita al coniglio. Posso dire, non l'ho visto, sto mentendo. O posso, quello che dice, far finta di essere un po' scemo. Cambiare argomento. Hai visto che bella giornata che c'è oggi? No? Non dare nella risposta e neanche non mentire, perché mentire vuol dire, passare un'immagine diversa di quella che io stesso percepisco della realtà. No? Quindi questo è, possono essere diversi modi. Quindi il punto che voglio dire è che ci sono anche tecniche che si possono sviluppare. Sono in mezzo a una situazione nella quale ci sono pettegolezze. Una telefonata che mi arriva, alzo un attimo, c'è qualcosa da fare, ci sono modi che possiamo piano piano riuscire anche a trovare per non entrare in quel meccanismo. Cosa succederà probabilmente, purtroppo? Se noi abbiamo per esempio un giro di persone che frequentiamo, che sono abituati sempre a fare pettegolezzi, e noi prendiamo l'impegno di non fare più pettegolezzi, si creerà una certa distanza. Nessuno, no, per fortuna. Però quello che succede è che naturalmente quel tipo di contesto, quel tipo di situazione, naturalmente uno va a creare un po' di distanza. Che è positivo anche. Però quello che succede è proprio questo, di riportarlo alla pratica di tutti i giorni, prendere degli impegni piccoli e seguirli. E innanzitutto non mettersi a giudicare l'altro. Ah, vedi, io mantengo questo impegno, lui non lo fa, guarda quella persona lì che è questo. Assolutamente no. Non dobbiamo essere il poliziotto della moralità che va in giro a dire chi ha fatto questo, chi non ha fatto l'altro, ma sì osservare la nostra propria moralità, che è la cosa più importante. Ok? Però se ti vedo una cosa. Prego. Se ti trovi nella situazione opposta di una persona, mi andate a parlare, lo fa perché sta male, sta soffrendo, allora parla male di No, innanzitutto fare pettegolezzi vuol dire parlare degli altri. Ascoltare non rientra nel fare il pettegolezzo. Se c'è qualcuno che sta male e quindi ha uno sfogo perché in quel momento soffre, eccetera, eccetera, e dice qualcosa, io ascolto, accolgo quella persona come uno sfogo che viene da quella persona e cerco di trovare il modo per aiutarla. Cerco di dire, guarda, magari se tu davanti a questa situazione agisci in questo modo, se fai così può aiutarti, cerchi di aiutare la persona, va bene. Quello che non va fatto è entrare in quel meccanismo di parlare male dell'altro. La persona viene a parlare a me male di qualcuno come pettegolezzo. Io posso cercare di aiutarla ad affrontare meglio la situazione o semplicemente posso, per farla sentire un pochettino meglio, quello che potrei fare, che non sono d'accordo, è entrare, ah ok, vedi veramente quella persona è così, guarda come è cattiva perché ha fatto questo piuttosto che quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede non vuol dire che dobbiamo chiuderci al mondo, ma vuol dire che non dobbiamo cercare, ci sono certi tipi di discorsi, certi tipi di attitudini che noi riteniamo, ognuno vede per se stesso se vanno bene o non vanno bene, e quando riteniamo che non sono giusti non entrare in quella cosa, no? Questo è principalmente. Ok? Perciò, proteggere la nostra propria mente, proteggere noi stessi prendendo un impegno di sostenere quello che noi riteniamo che sia positivo e di abbandonare ciò che noi riteniamo che sia negativo. Okay?